Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite il sottosegretario e senatore della Repubblica Italiana Federica Chiavaroli. Che ciao, piacere Federica. Rivederti. Ciao. Grazie. Sigla. Federica, ciao e grazie di essere tornata in questo format dove tu sei stata la madrina della prima puntata e sei la madrina. Spero di averti portato fortuna. Assolutamente sì. Io ti ringrazio tanto perché so che sei impegnatissima. Come stai in questo periodo? Io sto bene. Bene, periodo diciamo di vacanza, di famiglia e quindi particolarmente felice per questo. Senti, la 17ª legislatura è finita. I tuoi programmi? Cominciamo con le domande facili per rompere il ghiaccio. Ma io ho avuto una legislatura molto intensa. Questi sono stati per me 5 anni importanti. Io sono convinta che siano stati 5 anni nei quali i 3 governi che si sono succeduti e soprattutto l'ultimo che ha raccolto il lavoro dei 2 precedenti abbiano fatto cose molto positive per l'Italia, tanto che il nostro paese ha ricominciato a crescere, i numeri, diciamo, le tendenze si sono invertite e quindi io sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, rivendico con convinzione tutto il lavoro fatto e quindi mi piacerebbe continuare a sostenere diciamo, l'alleanza nella quale io ho creduto, nella quale ho lavorato tanto e con la quale abbiamo fatto tante cose positive. E quindi se ci sarà la possibilità io mi candiderò se ci sarà un posto per me in Abruzzo, perché io ho lavorato tanto per l'Abruzzo, in Abruzzo, e quindi credo che le mie potenzialità, il mio contributo io lo posso dare in Abruzzo. Se ci sarà spazio per me io sono a disposizione, ma
comunque, per non sfuggire alla domanda, rimanendo nella coalizione nella quale ho lavorato così tanto in questi 5 anni. Senti, com'è la giornata tipica di un senatore della Repubblica? Guarda, io come sia la giornata tipica non lo so, ti posso dire com'è la mia giornata. Guarda, la mia giornata inizia... Di quante ore è fatta? La mia giornata è fatta di tante ore. Io mi sveglio molto presto la mattina, questa è un'abitudine che ho da quando ero giovane, da quando studiavo all'università, quindi io non mi sveglio mai più tardi delle 6 la mattina, e le prime ore della mattina sono le ore più produttive per me, sono le ore nelle quali studio, nelle quali leggo, perché la nostra è un'attività nella quale bisogna studiare e leggere tanto. E essere sempre aggiornati. Cioè. Essere sempre aggiornati, poi io sono sottosegretario alla giustizia, ho fatto studi economici, sono laureata in economia, ho fatto un indirizzo molto giuridico, però voglio dire, ci sono delle cose che conosco meno tecnicamente e quindi che devo studiare di più, e quindi le mie prime 2 ore le passo a studiare, che sono le ore veramente più belle, e poi inizia la giornata che è diversa a seconda se sono a Roma e quindi sono in Parlamento, oppure se sono sul territorio o se sono in giro per l'Italia. Comunque le restanti 12 ore io le passo o tra il Ministero della Giustizia e il Senato della Repubblica o la Camera dei Deputati, a seconda di dove devo rappresentare il governo, oppure le passo in giro sul territorio, le passo incontrando i sindaci che hanno bisogno di me, le passo anche visitando le strutture del Ministero della Giustizia, perché io ho girato tanto anche l'Italia, non solo l'Abruzzo, ho visitato una 50ina tra uffici giudiziari, carceri, che sono il compito che mi è stato affidato, e quindi diciamo che è una giornata interessante e movimentata. Senti, quanto c'è da fare ancora in Abruzzo? Ma in Abruzzo io credo che ci sia molto, molto da fare. L'Abruzzo è una regione che ha delle grandissime potenzialità. Io, guarda, ti dico che purtroppo a Roma ci hanno conosciuto più per... L'Abruzzo è stato al centro, diciamo, agli onori delle cronache, prima per purtroppo alcuni episodi di cattiva politica, di cattiva amministrazione, peraltro alcuni di questi neanche... terminati con le condanne, diciamo, delle persone che erano state colpite. Però comunque a Roma si conoscono questi fatti di cattiva politica, poi purtroppo abbiamo avuto anche una serie di calamità naturali. E io invece ho sempre raccontato ai miei colleghi che regione straordinaria, meravigliosa, ricca dal punto di vista paesaggistico, sia l'Abruzzo, e i miei colleghi mi hanno sempre guardato con scetticismo. Perché non ci sono venuti? Perché l'Abruzzo non lo conoscono, esatto. E lo conoscono solo per questi fatti negativi che ci sono accaduti. Poi ti devo dire la verità che essendo io abbastanza attiva ho organizzato un sacco di eventi anche importanti, e quindi ho portato in Abruzzo tanti personaggi importanti della politica nazionale, i quali quando arrivano in Abruzzo mi dicono: ma non sarà la regione più bella del mondo come dici tu, però questo Abruzzo è una regione che ha delle grandi potenzialità. E quindi io credo che ci sia molto da fare perché l'Abruzzo possa dispiegare al meglio tutte le potenzialità che ha. L'ultimo che è stato qui da noi, l'ultimo dico in ordine di tempo e che io ho incontrato, è stato il ministro allo sport Luca Lotti, che è venuto a Roccaraso ad inaugurare un grande investimento fatto peraltro con fondi pubblici, un esempio virtuoso di utilizzo dei fondi pubblici, perché sono stati spesi bene, rendicontati per tempo, e l'investimento è stato fatto velocemente, parlo dei nuovi impianti sciistici che ci sono. E lui non se l'aspettava, non si aspettava di trovare un comprensorio sciistico in Abruzzo all'altezza dei comprensori sciistici, certo, delle Alpi più importanti.
Ecco, questo per dire che questa è una regione che ha grandi potenzialità, che però si deve far conoscere meglio, deve raccontare meglio quello che ha e deve crederci di più. Noi purtroppo parliamo solo delle cose che non funzionano, noi dobbiamo anche cambiare il racconto. Questo è purtroppo è uno dei problemi che secondo me sia un po' l'invidia. Qui in Abruzzo c'è un po' l'invidia, un po'. Invece bisognerebbe, secondo me, aiutarsi un po' di più. Io questa cosa l'ho notata, tu sai che io non sono abruzzese, ho notato che le persone più che aggregarsi tendono a non aggregarsi. E questo secondo me è uno dei problemi che abbiamo. Però io ho notato che in Abruzzo c'è stata una forte crescita, sia nelle città che a livello proprio regionale. Ma la domanda che ti voglio fare è siamo comunque ancora un po' indietro rispetto a, diciamo, a regioni un po' più evolute. Di chi è, se c'è un colpevole, la colpa di questo? Cioè, è una mancanza di pubblicità? Dobbiamo far vendere meglio il nostro prodotto? Qual è il motivo scatenante che manca per poter far sì che questa regione venga valorizzata per quello che realmente è? Guarda, io ti faccio un esempio. Ti parlo di Milano, che è la tua città ed è, diciamo, la nostra vetrina sul mondo. A Milano, dove le cose funzionano, dove funziona l'imprenditoria, funzionano i servizi, funziona la politica, si è innestato il circolo virtuoso, perché i cittadini sono diventati cittadini esigenti e sono cittadini esigenti nei confronti di tutti e anche nei confronti della politica. Io mi auguro che questo circolo virtuoso, che riguarda tutti, perché poi la colpa non è della, certo, solo della politica, perché i politici sono lì perché sono stati votati, cioè sono queste le regole della democrazia. Io mi auguro che si attivi anche in Abruzzo questo circolo virtuoso, che parta da uno scatto di orgoglio di tutti, cioè gli imprenditori possono fare di più, devono fare di più, i cittadini possono fare di più, devono fare di più, la politica può fare di più, deve fare di più, e si deve attivare proprio questo circolo virtuoso, del quale noi abbiamo visto essere campioni solo nei momenti di difficoltà tragici. Allora, come sì, si attiva il meccanismo virtuoso quando accade un fatto tragico? Perché noi purtroppo di tragedie ne abbiamo vissute tante e in queste tragedie abbiamo dato il meglio di noi stessi. Ecco, sono io d'accordo. Mi auguro che questo orgoglio venga fuori anche nella quotidianità e che noi possiamo tirare fuori il meglio di noi stessi, tutti, ognuno per il proprio pezzettino, in modo che questa regione riparta e questa regione dispieghi tutte le potenzialità che ha, che sono immense, sono meravigliose. Io non cambierei il posto nel quale vivo, neanche per il posto che mi piace di più al mondo, non lo cambierei. Io anche. Ecco, vedi? Guarda, non andrei mai via. Anzi, da quando sono arrivato faccio fatica ad andare via perché... E ti dirò di più, se sto via da 24 ore mi manca, devo rientrare perché mi Ma sento... Ma chi ce l'ha al mondo un posto che c'hai i piedi nella neve e vedi il mare? Cioè, chi è che può salire in montagna come possiamo fare noi, salendo a Mamma Rosa con i piedi piantati nella neve e guardare il mare? Io quando vado lì nelle giornate in cui c'è il sole, ci sono stata di recente, c'era un metro di neve, avevo i piedi nella neve e vedevo Pescara, il porto di Pescara. Si vede tutto l'Abruzzo da lì, ma chi ce l'ha? Queste cose ce le abbiamo solo noi in Abruzzo, e quindi chi è abituato a questa bellezza non ci può rinunciare. Ecco, io mi auguro che tutta questa bellezza possa dispiegare la propria energia. Federica, questo format prevede che il nostro cantante Andrea Del Rosso ci dedica e dedica all'ospite una canzone. Andrea, che canzone ci dedichi?
Oggi ho scelto un brano di Sergio Cammariere, un bellissimo brano che si chiama Tutto quello che un uomo sognare potrà. Spero possa piacerti. Assolutamente. Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo. Se non fosse per te crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo. E mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. C'è un tempo per l'amore che spiegarti non so. Tutto quello che un uomo può fare stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu che sei per me, come vedi, tutto quello che un uomo sognare potrà. Tutto quello che un uomo sognare potrà.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo dalla pubblicità dopo la splendida canzone di Andrea. Veramente bravo. Complimenti. Facciamo noi l'applauso. Grazie. Hai anche scelto una canzone impegnativa. Abbastanza. Siamo in attesa anche del tuo nuovo singolo che uscirà. A breve, sì. A breve, che si intitola? Ora che ho te. Ora che ho te. Sì, non vi svelo nulla. Tutto da ascoltare. Ce lo farai ascoltare a breve. A breve, a breve. Federica, torniamo a noi. Programmi futuri. Ma i miei programmi futuri, io, se avrò la possibilità, continuerò ancora un po' con l'attività politica. Io ritengo di essere una persona fortunata che ha potuto mettere il proprio tempo a servizio della propria comunità, e credo che sia la cosa più bella che possa accadere ad una persona che ama la propria comunità e che ha a cuore il futuro della comunità. Io ho tre figli, due adolescenti e un bimbo diciamo più piccolo, che ha 9 anni, e quindi mi piacerebbe che loro vivessero in Abruzzo e che l'Abruzzo fosse un luogo in grado di dare loro un futuro. E quindi, se io potrò, continuerò con la mia attività politica. Io dico sempre che mio figlio piccolo, che ha 9 anni, lui misura il tempo della mia attività politica, perché lui è nato 4 giorni prima che io fossi eletta per la prima volta in consiglio regionale. È nato a dicembre del 2008, adesso ha 9 anni. Io dico che almeno finché mio figlio non andrà al liceo, io posso continuare l'attività politica. Poi l'attività politica, quella fatta al 100% delle proprie energie, è un'attività faticosa, logorante, quindi si può fare per un tempo limitato. Ecco, io dico che finché mio figlio farà il liceo, io penso di avere energie da poter spendere per l'attività politica. Quindi, se potrò, continuerò, altrimenti tornerò a fare quello che facevo prima, oppure farò qualcos'altro, non lo so, chi può dire. Ma la politica è una cosa che hai dentro, hai sempre avuto, oppure gli eventi ti hanno portato a fare la politica? Perché io ritengo un lavoro difficilissimo e di un impegno profondo, e quindi bisogna avere anche coraggio per fare questa cosa, perché esporsi, sai, sono tutti bravi a parlare, però poi quando c'è da metterci la faccia e andare veramente sul campo, guarda, è difficile. Mi è capitato di rifletterci più volte a questo, e tornando indietro
diciamo, ai miei ricordi di quando andavo al liceo, la risposta è stata che probabilmente ce l'avevo nel sangue, perché io sono sempre stata rappresentante di classe, mi sono sempre occupata sin dai tempi del liceo delle sorti della piccola comunità alla quale appartenevo, e quindi poi mi sono sempre interessata molto a quello che accadeva nella mia città, nel consiglio comunale, mi sono molto impegnata, la mia è una famiglia di imprenditori, mi sono molto impegnata in quella che diciamo è tra virgolette il sindacato degli imprenditori, che è Confindustria, quindi diciamo che credo di avercela proprio nel mio DNA questa passione. Guarda, anche una vittoria l'hai ottenuta, che è il consenso delle persone, perché io parlo ma soprattutto ascolto, e devo dirti, e non ho nessun problema nel dirtelo, che ti vogliono bene tutti. E questa cosa, secondo me, per un politico, tu sai che quando si parla dei politici c'è chi è a favore, chi è contro. Invece, più volte mi capita di parlare di te o ascoltare dei discorsi in determinati salotti, e ti vogliono bene. Ecco, qual è il segreto di qual è il segreto, diciamo, del successo? Guarda, fammi parlare di successo. Ma io, a livello... guarda, io credo che tra quella che io ero fino all'età di 38 anni, quando ho iniziato la mia attività politica, e quella che poi sono stata nei miei ormai 9 anni di attività politica, non ci sia nessuna differenza nel rapporto con le persone, cioè io non ho messo nessuna barriera, disponibile ero prima e disponibile sono adesso. Secondo me questa forse è la chiave di lettura migliore. Forse i miei collaboratori mi dicono che sono troppo disponibile, ogni tanto mi dicono che mi vorrebbero togliere il telefono di mano, perché io cerco di rispondere a tutti, di rispondere a tutti i messaggi, se non posso richiamo, e comunque non vado mai a dormire la sera se non ho scritto a tutti scusa, non ti ho potuto rispondere, non ti ho potuto richiamare, sentiamoci domani. E quindi poi se uno ha veramente a cuore la politica, bisogna essere a disposizione delle persone, perché le persone spesso hanno solo bisogno di un consiglio, quindi hanno bisogno di essere ascoltate, come dici tu, bisogna parlare poco, ascoltare molto, avere questa capacità. Purtroppo della politica non c'è una grande idea in giro, io te lo dico perché lo vedo dai miei figli. I miei figli quest'anno sono andati al liceo, quindi diciamo i miei figli grandi, e quindi hanno conosciuto dei compagni nuovi, e io lo vedo che loro sono così, non è che dire che sono in difficoltà è dire troppo, però sentono gli amici che cominciano a parlare di politica, che cominciano a parlare dei politici, e chiaramente non danno un buon giudizio dei politici, quindi io ogni tanto li vedo in difficoltà, e questo mi dispiace molto. Io capisco che essere il figlio di un politico è difficile. Mi piacerebbe che i giovani, per esempio, recuperassero il senso alto e vero della politica, il senso della politica che è, cioè la parola politica viene da polis, e quindi è tutto quello che interessa la città, che è nell'interesse della città. Ecco, a me piacerebbe molto che i giovani recuperassero questo senso della politica. Sta a noi politici dare il buon esempio e non il cattivo esempio, e io per esempio vado molto nelle scuole, cerco di incontrare i giovani, ho un ruolo istituzionale che me lo consente chiaramente, e quindi cerco di raccontare quello che faccio, e mi auguro di aver dato un piccolo contributo a che si possa recuperare questo valore della politica, perché è importante. Io quando vado nelle scuole racconto sempre un aneddoto, una storiella, che Calamandrei, che è un grande giurista, è stato un padre costituente, e che io ho potuto rileggere in tutto il periodo nel quale abbiamo lavorato sulla riforma costituzionale, notti e notti in Senato, quindi abbiamo letto tanto, lui raccontava ai suoi studenti questa storiella, raccontava la storiella di due contadini che dovevano attraversare il mare
e prendono una barca e attraversano il mare di notte. E allora uno dei contadini va sotto coperta a dormire, l'altro rimane fuori a guardare il mare. E il contadino che rimane fuori a guardare il mare a un certo punto si accorge che il mare diventa agitato e che la barca rischia di affondare. Chiama l'altro e gli dice: Beppe, Beppe, vieni fuori, la barca sta affondando. E Beppe gli risponde: che me ne importa, la barca non è mia. Allora io Calamandrei raccontava questa storia agli studenti per dire che la barca è la barca sulla quale stiamo tutti e che ci dobbiamo interessare di come va la barca. E io dico sempre ai ragazzi che la barca è quella che li porta verso il futuro e loro devono contribuire a che la barca possa essere solida e affrontare tutti i tipi di mari. E quindi non è facile. Non è facile, però credo che questo sia un esempio calzante, cioè il nostro interesse deve essere lo Stato, siamo noi alla lo fine. Stato sia che le istituzioni siano forti, che siano autorevoli, che possano condurci verso il futuro. E quindi io mi auguro che i giovani la recuperino un po' di questa passione, un po' di questo interesse, un po' di questo senso alto della politica. Senti, in questi 9 anni che hai trascorso, qual è stata la tua delusione più grande? Non è difficile, non è una domanda difficile, dovevo farla. È una domanda difficile, quindi io devo dire che ho avuto una vita politica nella quale mi sono molto impegnata e molto ho ricevuto. Un giorno brutto per me, ed è stato il giorno, diciamo, che io ricordo come lo strappo più grande, è stato quello nel quale nel quale il Senato votò la decadenza di Berlusconi e Berlusconi, che in quel periodo era chiaramente molto provato per la sua vicenda giudiziaria, aveva deciso di far cadere il governo Letta perché lo avevano consigliato così, lo avevano consigliato male, perché gli avevano detto che così facendo avrebbe potuto salvarsi. Ecco, per me quello è stato il giorno più brutto della mia vita politica, perché io lì, tra il mio partito e l'Italia, io ho dovuto fare una scelta. Certo. Io in quella occasione scelsi l'Italia. Io avevo tanti amici che mi chiamavano, che mi dicevano: non fate cadere il governo, questo è un momento difficile, ci vuole stabilità, e però è sempre una frattura che si crea. E poi chiaramente da lì è iniziato un altro percorso, del quale ho già detto vado orgogliosa, però quello è stato un giorno brutto e difficile. Si è chiusa una porta, si è aperto un portone. Questo non lo so, si è chiusa una porta certamente, adesso vediamo che cosa si apre per il futuro. Sì, ti immagino comunque sempre attiva a livello politico, comunque vada. Non riesco a immaginarmi una Federica fuori dalla politica, perché denoto in te un grande entusiasmo, sempre in tutto quello che fai. E l'entusiasmo è quello che molte volte, ripetendo un po' quello che hai detto tu, un po' quello che manca nei giovani, e io mi auguro che si ritrovino i valori della politica, che la politica non è tutto marcio come ci fanno vedere. Però purtroppo molte volte apri la televisione e le notizie negative sono sempre le prime, non sono mai notizie positive. E questo è un po' colpa delle televisioni, che secondo me sono un po' troppo strumentalizzate. Dovrebbero far vedere anche tante cose positive che sono fatte, quelle non le fanno mai vedere perché danno per scontato che sono cose positive. Quindi lo vero scoop è sempre la cosa negativa. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Non ti riesco a vedere fuori dalla politica. Guarda, ti dico una cosa che
mutuo da... Che rimane tra me e te, non ci sente nessuno. Che rimane tra me e te. Perfetto. Un libro che ho riletto di recente con i miei figli. I miei figli, l'insegnante dei miei figli aveva detto di leggere con uno dei genitori uno dei libri che aveva segnato l'adolescenza dei genitori. Uno dei miei libri preferiti è stato certamente Il Piccolo Principe, che io ho riletto con loro. Ho riletto con loro, rileggendolo da adulti, quel libro assume un significato completamente diverso. E una delle frasi più famose del libro, secondo me, è quella che noi dovremmo scrivere ai nostri giovani ed è quella che mi guida. Perché, per chi lo conosce, insomma, la storia... Comunque, quando la volpe saluta il piccolo principe, gli dice... non si vede che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. Allora, questa è per me una frase bellissima e io non vorrei essere né presuntuosa né arrogante. Io però credo di metterci tutto il cuore e tutta la passione in quello che faccio e spero che questo si veda. Credo che questa sia la differenza tra me e gli altri. A me quando ci sono delle cose che interessano molto i miei colleghi e a me non interessano per niente, ci sono delle cose che non interessano per niente i miei colleghi e a me interessano molto. Io per esempio so di dire una cosa che non è popolare: al Ministero della Giustizia, siccome il Ministero della Giustizia si occupa certamente dei tribunali, ma si occupa anche del carcere, cioè di dove va a finire chi viene condannato, io ho scoperto che il carcere è un mondo nel quale si può fare moltissimo ed è un mondo che io non conoscevo e che interessa a pochissimi, è tenuto nascosto e che invece è fondamentale per tutti, perché quello che accade in carcere condiziona la vita della comunità nella quale si trova il carcere, perché se il carcere svolge davvero la funzione rieducativa che gli affida la Costituzione, entrano delinquenti ed escono persone che camminano sulla via della legalità, ma se il carcere quella funzione non la svolge, ne va della sicurezza di tutta la comunità, perché entrano delinquenti e escono di nuovo delinquenti. E allora io ho deciso di occuparmene molto perché ho capito che il carcere è fondamentale, perché ognuno di quelli che viene rieducato e reinserito è un delinquente in meno. E quindi, per esempio, mi sono occupata molto di quello, che è un tema che interessa veramente a pochissimi. Beh, a Pescara siamo fortunati perché il direttore delle carceri è bravo, è molto bravo, bravo, è molto bravo, abbiamo avuto tante modo di conoscerlo. Cose. Ed è una persona che tra l'altro vorrò invitare. Scusa se approfitto della tua trasmissione e parlo del carcere, ma perché io sono orgogliosa del fatto che da quando io sono al Ministero della Giustizia il carcere sia diventata una cosa della quale si parla, una cosa sulla quale si fanno speciali sui giornali, alle televisioni, perché questo è il modo giusto, perché così il mondo del carcere si apre e magari con l'aiuto del volontariato, con l'aiuto degli imprenditori, noi possiamo fare qualcosa in più per rieducare, per formare, per reinserire le persone che hanno sbagliato e che se incontrano una seconda opportunità magari non sbagliano di nuovo. Speriamo veramente. Speriamo. Perché io ci credo. Io anche, guarda, ti stavo dicendo prima, ho avuto modo di andare nel carcere di Pescara, sono stato ospite per una manifestazione che c'è stata, non ero mai stato in un carcere nella mia vita e devo dirti che sono uscito un attimino, non dico scosso, ma sono quelle cose che poi ti rimangono, perché credo che il carcere sia una di quelle cose che tutti dovrebbero vedere, perché entrare in un carcere e sentire quando chiudono la porta, perché chiudono veramente la porta quando sei dentro, capisci che valore ha la libertà. Capisci che valore ha la libertà. Federica, purtroppo questa trasmissione dura mezz'ora. Io sono veramente felice che tu sia tornata, sei stata la madrina della prima puntata di questa trasmissione, che era una scommessa che credo che in parte è stata vinta,
questa trasmissione, sotto il tuo consiglio anche, è andata avanti, cioè, ho dovuto lottare molto per portarla avanti, perché credimi, non è facile, un po' come tutte le cose, però sono contento di averti avuto come unico ospite per due volte, perché questa trasmissione di solito intervisti una volta una persona, ma nel tuo caso è stato veramente un piacere, un onore. Grazie, anche e spero ogni anno di averti come ospite. Speriamo. All'inizio dell'anno. È un buon auspicio per la tua trasmissione e per la mia attività politica. Io ti ringrazio. Grazie. Il nostro cantante Andrea Del Rosso. Grazie e a presto. Buon anno. Federica, grazie veramente di cuore di essere ti auguro veramente tanta fortuna e tanto impegno, perché l'impegno è quello che secondo me non deve mai mancare, e veramente cerchiamo di risollevare ancora maggiormente questa regione, questo Stato, che credo che ne abbia veramente bisogno, di persone che hanno l'entusiasmo, la voglia di fare quello che fai, che veramente è difficile. Buon anno a te. Buon anno a te. A tutti gli abruzzesi, all'Abruzzo e all'Italia. Grazie. Grazie, grazie Riccardo. Grazie. Questa puntata è terminata, ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti. E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui, ma non mi chiedere perché. Adesso qui amami. E io mai mi abituerò alla tua voce di tuoi addì. Contro la nostra volontà, adesso subito amami. Amami, amami, impeccabilmente sì, con la tua voce nella mia, ricominciando. Sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. E se non ti avessi amato mai, ora chissà dove sarei, tra chi rinuncia e chi ti abbraccia, chi non capisce come sei. Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, imperdonabilmente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando. Nessuno è così. Nessuno è così. We'll be right back.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it